E allora, ben carissima ritrovato, Monica, Pasquale, buongiorno. Portaci un po' della tua Napoli. Che bello in essere in questo studio, anche per me. È un piacere, anche perché sento già un profumino delizioso. Da dove iniziamo? Lasciami dire che sono felicissimo di essere qui con te a Tutto Chiaro, quindi iniziamo. Grazie. Vieni qua che ti aiuto. Vedi, mamma mia, vai. Che gentiluomo. Queste sì che sono cose che fanno piacere, okay. Devo dirti la verità. Ti aiuto, dai. Poi questo è brandizzato, come vedete, Monica, ecco. Allora, Monica, oggi ho portato tre ricette. Sì. Iniziamo con la prima. Da buon napoletano ho portato il babà. Quindi cosa facciamo? Devi sapere che stavo lavorando, all'improvviso cammino e mi cade il babà sulla griglia. Cosa faccio? Ho detto va bene, lo lascio lì. Quindi cosa faremo oggi? Faremo una versione simpatica del babà. Allora, prepariamo una bagna con dell'acqua. Io nel frattempo mi lavo le mani. Va benissimo. Così posso aiutarti. Prepariamo dell'acqua, dello zucchero, sì, e dell'arancio, sia con la scorzetta esterna dell'arancio che con il succo. Quindi prepariamo una bagna totalmente analcolica, anche per i bambini, e andiamo a fare questa bagna semplicissima. Ottimo. Beh, nel caso comunque, se non fosse per i bambini, ma per noi adulti, possiamo anche un po' aggiungerci del rum. Assolutamente. Dai, insomma, il babà. Mi raccomando, se aggiungiamo dell'alcol, di non superare i 60 gradi, altrimenti evapora troppo, okay, velocemente. No. Nel caso contrario, mi raccomando sempre di andare a fare una bagna di non superare una certa temperatura, sia per non scottare le mani e quindi per velocizzare la ricetta. Okay. Andiamo a mettere il babà all'interno della bagna, che è abbastanza caldina, lo strizziamo, ecco, vedi, da buon napoletano, strizziamo il babà. Vedi? E ma non si rovina così? No, guarda, no, è integro. È vero, è integro. Vedi? Okay. È integro. E lo mettiamo sulla griglia. Fatta, okay, questa operazione, vedi, che tutto il fumo che sale, stiamo, sì, andando a grigliarli. C'è un profumino qui. Viene fuori sia questa simpatica grigliatura, sì, e mentre loro grigliano, ovviamente non dobbiamo esagerare, perché sennò assolutamente non bisogna bruciarlo, ma andare a fare, ecco, vedi, i segnali grigliati della grigliatura. Okay. Cosa facciamo nel frattempo? Nel frattempo ho preparato questa marmellata, adesso ti spiego. Ovviamente di arance, visto ovviamente che uno dei prodotti di giornata è l'arancia. Allora, mettiamo dello zucchero all'interno della pentola, sì, con un po' di acqua. Quindi praticamente andiamo ad aggiungere un poco di acqua, okay, nella pentolina. Ma soprattutto cosa facciamo? Questa marmellata non la prepariamo come tutte le marmellate di arance solite, ma andiamo a ricavare l'arancio così com'è e lo andiamo a tagliare. Logicamente lo priviamo solamente dei semi, dei semi, per evitare, sì, che si cuocino all'interno, e lo tagliamo a pezzettoni. Quindi zucchero, acqua e l'arancio tagliato a pezzettoni. Beh, con tutta la scorza. Insieme, esatto, alla buccia. Tutto chiaro, no? Tutto chiaro, chiarissimo. Allora, una volta che abbiamo fatto questa operazione, la andiamo a mettere nella pentola e la lasciamo cuocere. Nel frattempo andiamo a controllare che i nostri babà non si siano bruciati. Vedi, sì, il profumo che esce? È vero. Sono molto molto simpatici e semplici da fare. La marmellata va avanti. Nella marmellata che abbiamo messo acqua, zucchero e l'arancio tagliato intero, così da farlo quanto cuocere. Quanto deve stare sul fuoco? Ma circa? Mediamente un'ora, lo lasciamo sempre cuocere. Ah, un'oretta. Un'oretta si lascia sempre controllandolo cuocere. Ogni tanto. Andandolo che sempre. Non si bruciano, facciamo... Certo, andandolo sempre a controllare e a girarlo. Nel frattempo cosa facciamo? Logicamente io qui avevo preparato un po' di marmellata già pronta. Sì. Allora, il babà, una volta che questo è stato... Questo è il risultato. Dopo, ecco, un'ora di cottura. Di cottura lenta. Cosa facciamo? Sì? Il babà che è stato grigliato lo andiamo ad adagiare in un piatto di portata, sia con della marmellata di arance ponendola sotto al babà. Ok, quindi siamo già all'impiattamento. Sì, molto semplice. E andiamo a porre i babà grigliati sopra all'arancio. Okay. Però aspetta, ti faccio vedere un'altra cosa molto simpatica. Un po' di marmellata di arance logicamente la possiamo porre anche sopra, sopra al babà, in modo ma senti, che viene... all'interno a mo' di croissant? No, all'interno non ci sta. Come no? Ho anzi detto... sai cosa facciamo? Guarda, facciamo una cosa, lo apriamo a metà e ci mettiamo, no, un po' di crema. No, perché devi sapere che io ad esempio se mangio il cornetto la mattina deve essere assolutamente ripieno. Deve essere perché ripieno. Sennò che senso ha? Scusatemi, questa tanto vale è la mia idea. Non mangiarlo, no? E allora anche il babà ripieno, ecco, secondo me ha il suo perché. Però, ti pare? Però restiamo, sì, sull'arancia. Cosa facciamo? Per impreziosire questa ricetta, va bene, cosa andiamo a fare? Andiamo a pelare l'arancio. Lo peliamo togliendo la scorza. Ok. Mi raccomando di non buttare mai via nulla. Perché? Nulla. Perché la scorza la andiamo a mettere all'interno di un forno e la lasciamo essiccare, e dopo ti spiego il perché. Okay. E andiamo a fare praticamente questa operazione, peliamo a vivo l'arancio, ovvero andiamo a ricavare lo spicchio dell'arancio, ecco, vedi, integro nella sua parte. Io di solito questi li metto nell'insalata, pensa un po'. Aspetta, no, non niente, anticipare. Okay, okay. Stavamo sul babà. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, andiamo a decorare e ad arricchire sia con la marmellata di arance sia con lo spicchio di arancio pelato a vivo
il nostro babà. Quindi andiamo a renderlo ancora un po' più estivo e ancora un po' più impreziosito di questa operazione, di questa ricetta. Ci piace. Okay. Sono molto contento. Magari dopo lo assaggiamo, Certo. Ok. Allora, anche se tu mi inizi con il dolce, scusami, ma io iniziavo dal salato. Ma la giornata la iniziamo sempre con il dolce, no? Allora, è vero. Andiamo avanti. Allora, la seconda ricetta che prepareremo oggi è un'insalata, appunto. Come dicevamo prima, cosa facciamo? Allora, abbiamo ricavato la scorza dell'agrume che ti dicevo che non va buttata e la mettiamo un po' a microonde. Per quanti minuti? Ma un paio di minuti a una potenza media, quindi bisogna essiccarla, disidratare questa scorza. 160? Non trattata. 180? Allora, o in forno a 100 gradi per circa 20 minuti o a microonde per qualche minutino. Ok. Ok, cosa facciamo nel frattempo? Prepariamo questa insalata. Allora, l'insalata di oggi è composta così da, logicamente, misticanza. Benissimo. Abbiamo tutte le varie foglioline, rucola, lollo, insalata, tutte le foglie gentili. Tra l'altro, in una prossima puntata parleremo di insalate delle varie tipologie. Cosa facciamo, Monica? Ti ricordi gli spicchi pelati a vivo del babà? Li andiamo a porre all'interno dell'insalata. Logicamente l'insalata la possiamo anche arricchire con pomodorini o comunque con frutta e verdura di stagione. Ho visto che giustamente, perché è il secondo prodotto di puntata, ricordiamoci sempre, ecco, la sfida, Qui abbiamo le arance paletta rosa e ravanelli paletta verde, visto che è un ortaggio. Perfetto. Andiamo a inserire, cara, sia il ravanello, che è il prodotto di oggi, insieme all'arancio, logicamente tagliato, sottile, messo un po' in acqua per farlo diventare croccante, come ho fatto mentre eri impegnata un attimino prima. Quindi arricchiamo l'insalata di sia ravanelli tagliati, sia le bucce di arancio pelato a vivo, ma anche le stesse foglioline del ravanello, logicamente quelle là un po' più tenere che spesso... Ah sì, si possono mangiare anche secondo te crude. Ma certo che si possono mangiare crude, si possono mangiare cotte, si può fare un pesto con le foglie del ravanello, si possono fare le minestre. Essendo in estate, la cosa più semplice da fare è inserirlo all'interno dell'insalata. Le spezziamo a mano, quindi non andiamo a creare un'ossidazione, e le mettiamo nell'insalata. Mettiamo anche gli spicchi di arancio pelato a vivo. E ti faccio vedere un'altra cosa. Sì. Prendiamo quelle scorze che abbiamo lasciato un attimino essiccare. Sì. Vedi, sono diventate un po' più scurine e le andiamo a grattugiare sopra all'insalata. Ah, ma che meraviglia! Ma questo anche per un lato estetico? Un o lato anche estetico, perché... ma soprattutto essendo un po' essiccata, dà sempre quel sentore di affumicatura. Cara Monica, io vengo dalla Campania, come non potevo portarti un bel provolone dei Monti Lattari della penisola sorrentina? Ah vabbè, ma questa è una cosa seria, si sta facendo sopra. Molto seria questa insalata. Lo grattugiamo sopra e andiamo ad arricchire ancora di più la ricetta. Velocissimo, ti voglio far vedere ancora un'altra cosa, sia del prodotto del giorno. In effetti, cosa ho creato? Ho creato questa, un altro dessert, questa vabbè, coppetta. Finiamo con il dolce. Con il dolce. Abbiamo iniziato col dolce, finiamo con il dolce. Allora, crema di formaggio, sì? Arancio grattugiato, veloce, un po' di zucchero. Andiamo sempre all'interno di questo formaggio, che può essere anche una ricotta. Io preferisco mischiare sempre la ricotta vaccina e la ricotta di pecora da buon napoletano, che ricorda anche un po' la pastiera. Giusto. E soprattutto mettiamo dentro un po' di cioccolato grattugiato. Che dicevamo, appunto, l'arancia con il cioccolato. Sposa è un abbinamento benissimo. Ottimo. Io devo richiamare i nostri ospiti di oggi, l'agronomo Orazio Casalino e il nutrizionista Rolando Bolognino.